Ciao ragazzi, benvenuti su Sardinia Warrior, il canale dedicato al combattimento, alla scherma e alla rievocazione storica. Spesso mi capita di parlare con amici riguardo le armi utilizzate nei film e solitamente la discussione verte su film storici o film fantasy. A parte i film storici, che ovviamente hanno un rimando rimandano a qualcosa di effettivamente esistente, quindi lì è facile distinguere tra le armi che possono essere veritiere e quelle che non lo sono, diventa più complesso per i film fantasy. Quando infatti la discussione passa ai film fantasy, sono pochissimi i film o le serie TV, che ne so, come può essere Il Trono di Spade, eccetera, eccetera, che passano questo test, cioè il test della bontà delle ricostruzioni, delle armature, delle armi. Non parleremo oggi delle armature, però parleremo di un tema forse ancora più importante, che sono le armi. E effettivamente sono pochissimi i film dove ci sono armi fatte e realizzate in maniera abbastanza, come dire, attendibile. Personalmente l'unico film e al secondo posto metterei Il Trono di Spade come serie e film più famosi. Di sicuro metterei questi due tra diciamo la top 10 o top 5 dei film dove hanno mantenuto una certa attendibilità per quanto riguarda le armi. E sicuramente metterei per primo Signore degli Anelli per due motivazioni. Perché il design è stato curato da John Ho, che è un famosissimo disegnatore. Io praticamente ho conosciuto questo disegnatore ai tempi in cui leggevo il libro, una volta all'anno da quando ero ragazzino alle scuole medie. Mi sono innamorato delle illustrazioni di John Ho e Alan Lee, che poi fortunatamente sono stati chiamati a fare il design, il concept, tutta la parte artistica e creativa per il film, forse non per l'Hobbit o in maniera molto minoritaria. E le armi realizzate da John Ho sono qualcosa di fantastico. Perché? Perché John Ho è un rievocatore. John Ho sapeva benissimo quali erano le armi di riferimento e le armature di riferimento storiche a cui rifarsi per poi inventare sopra quei design, dei design funzionanti, inventare magari delle decorazioni, giocare un po' di fantasia. E infatti le armi del Signore degli Anelli, ad esempio questa, la spada a una mano di Théoden, è particolarmente veritiera, perché è molto somigliante a una lama, come può essere, diciamo, del periodo delle migrazioni, delle invasioni barbariche, con questa elsa a forma di cuore, con due teste di cavallo che si uniscono, abbastanza veritiera. Sicuramente io non ho mai visto niente del genere a livello storico, però è plausibile, è attendibile inventarsi una cosa del genere, con un pomolo riccamente decorato, una lama veramente spessa, con un doppio fuller, cioè quello che viene chiamato in maniera sbagliata scola sangue o scola sangue, un doppio fuller che va lungo tutta la lama quasi sino alla punta. Potete vedere tra l'altro una bella punta. È un filo, praticamente questo non è un filo, però dà un senso comunque di arma finita, per quanto sia una wall hanger, quindi una spada da mettere al muro e farci nient'altro, perché il materiale è probabilmente un inox. Queste spade sono purtroppo realizzate a Taiwan, sono delle spade che hanno un bel design, ma una realizzazione purtroppo pessima. Se nel film le armi sembrano molto belle, perché è bello il design, probabilmente è bello chi ha realizzato quell'arma, che dovrebbe essere un famoso fabbro neozelandese, che aveva realizzato tutte le versioni veritiere per il film, oltre alle props in lattice, alluminio. E effettivamente le armi sono veramente affascinanti. Questa è una, ma ce ne sono tante altre. Vi mostrerò quella che è la mia piccola collezione di spade del Signore degli Anelli, perché io mi sono avvicinato alle armi bianche, alle spade, allo studio del Medioevo, del periodo romano, classico, greco, poi micenei, nuragici, eccetera, eccetera, partendo dall'interesse, come hanno tutti i bambini, tutti i ragazzini, quando sono, insomma, abbastanza giovani, per questa cosa che hanno in testa, mitica, di cavalieri e balle varie tutte mischiate tra loro, che non hanno molto senso. Proprio l'occhio era caduto sui più bei esemplari come design realizzati fino a quel momento.
Devo dire che questa spada, ad esempio, rimanda ad alcune spade del periodo anche longobardo, delle migrazioni, ma questo è solo un esempio. Ugualmente bella è ad esempio la spada di Eowyn, che purtroppo non possiedo, o la spada di Ymir, che sono sempre più o meno la stessa variante, sempre la variante con le decorazioni, con i cavalli, eccetera, eccetera. Purtroppo, vedete, nella versione da collezione sono maledettamente spesse, cioè è impossibile pensare che una spada realmente potesse avere uno spessore simile di guardia, cioè quasi quanto il mio pollice. Infatti il peso e la distribuzione è totalmente sbagliata, è impossibile muovere questo strumento, che è letteralmente un warhanger, e così anche gli altri purtroppo. Ve li mostrerò uno a uno, l'ho già anticipato, però personalmente queste spade sono le migliori realizzazioni a livello cinematografico che si siano mai viste. Purtroppo le repliche che vendono non sono funzionali, esistono in giro tantissime copie, ma probabilmente non sono peggio degli originali segnati, marchiati, alcuni anche in edizione limitata. E questo per rispondere alla vostra domanda: quali sono le migliori armi fantasy del cinema o delle serie TV che si possono vedere attualmente, sino a oggi? Spero che il video vi sia piaciuto, non perdete il secondo video dove vi faccio vedere tutta la carrellata di spade che ho collezionato relativamente al Signore degli Anelli in qualche anno di tempo, da quando ero un ragazzino e poi da quando è uscito il film con le relative repliche. Quindi, arrivederci per il prossimo video. Se vi è piaciuto questo video mettete il mi piace, iscrivetevi, condividetelo su Facebook, social media, eccetera. Noi ci ritroviamo sempre su questo canale per altri video su queste tematiche. Un caro saluto, a presto, ciao!